Gli anni della Grande Guerra hanno visto scendere in trincea, sporcarsi le mani del sangue dei nemici, dormire accanto ai compagni uccisi, lottare e trasformare il loro modo di essere uomini, anche quelli che dopo il conflitto mondiale diventeranno i grandi artisti, poeti, scrittori dell'Italia, che sulle montagne tra Veneto e Friuli vennero a combattere 100 anni fa. Figura emblematica fu quella di Giuseppe Ungaretti. Le poesie che scrisse in trincea sul Carso tra il 1915 e il 1916 sono tra le più memorabili della sua intera produzione, e così l'autore parla di quel periodo tremendo di morte. Ero in presenza della morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere in modo terribile. Dal momento che arrivo ad essere un uomo che fa la guerra, non è l'idea di uccidere o di essere ucciso che mi tormenta. Ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l'assoluto, l'assoluto che era rappresentato dalla morte. Nella mia poesia non c'è traccia d'odio per il nemico, né per nessuno, c'è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza, dell'estrema precarietà della loro condizione. C'è volontà d'espressione, necessità d'espressione nel porto sepolto, quell'esaltazione quasi selvaggia dello slancio vitale, dell'appetito di vivere che è moltiplicato dalla prossimità e dalla quotidiana frequentazione della morte. Viviamo nella contraddizione. Posso essere un rivoltoso, ma non amo la guerra. Sono anzi un uomo della pace. Non l'amavo neanche allora, ma pareva che la guerra si imponesse per eliminare la guerra. Erano bubole, ma gli uomini a volte si illudono e si mettono dietro alle bubole. È stata una delle guerre più stupide che si potevano immaginare. A parte che la guerra è sempre stupida, ma quella era particolarmente stupida.